Buonasera, benvenuti a tutti a questo quinto appuntamento con Smart Puglia Archeology. Oggi siamo in compagnia di Monica Sorti, un architetto paesaggista specializzato in progettazione di strutture museali e allestimenti open air, in comunicazione integrata, valorizzazione ambientale e percorsi turistici. Quindi io lascio la parola al nostro docente, al nostro mentor e buona lezione a tutti. Ho avuto l'idea di cominciare questa comunicazione mettendo come primo elemento visivo quelle che sono le porte dell'Eron di Enea, che attualmente sono esposte al Museo Civico Archeologico di Lavinium, vicino Pomezia. Perché quello che noi andiamo a fare adesso è un percorso attraverso un passaggio che nel tempo ha focalizzato sempre più quelle che sono le funzioni di un museo all'aperto, che io amo definire di più come archeodromo, dalle esperienze francesi che per prima hanno coniato hanno creato questo neologismo, cioè percorso nella storia, passaggio nella storia, che secondo me mette bene in evidenza quelle che sono le funzioni di un museo all'aperto, che è appunto un luogo molto forte dell'immaginario, perché è vero che si vanno a fare delle ricostruzioni, è vero che si rende reale quello che è un dato scientifico e spesso ovviamente virtuale, quindi si va a operare una ricostruzione di un elemento che in realtà non c'è. Ma quello che è forte in questo tipo di interventi e di operazioni è che deve essere ovviamente sempre tenuto in considerazione, deve essere la struttura portante di questo tipo di operazioni, è proprio questa accensione dell'immaginario. All'inizio è nato ovviamente l'archeodromo come luogo appunto nel quale fare delle ricostruzioni di siti archeologici che sono incompleti, che sono difficili da visitare, e ha fatto un po' da connettivo, da elemento propulsivo rispetto poi a una realtà territoriale circostante, una realtà archeologica circostante. Ovviamente si differenziava rispetto alle funzioni di un museo, che sono quelle di una messa in mostra e di una funzione anche di conservazione, perché l'archeodromo andava oltre il discorso della conservazione. Questo come fase iniziale. E nasce soprattutto con una forte esigenza didattica, tant'è che all'inizio viene anche mal visto, viene messo, guardato con sufficienza. La prima esperienza si insinua all'interno di uno scetticismo da parte del mondo scientifico, perché viene erroneamente considerato come una sorta di parco a tema. Quindi in Francia ci sono tantissimi esempi, hanno lavorato molto sull'animazione, sulla valorizzazione a tutto campo, quindi a partire da esperienze molto rigorose da un punto di vista scientifico, fino ad arrivare a interventi ed esperienze più ludiche, quindi di parco ludico tematico, come può essere quello di Puy du Fou, per esempio, che è una grossissima operazione, tra l'altro privata, senza aiuti da parte dello Stato, che ha messo in piedi qualcosa che ha 3 milioni di visitatori l'anno, quindi ha tirato su un territorio abbastanza arretrato da un punto di vista economico, che è quello della Vandea, creando questo forte intervento. Ecco, ovviamente l'archeodromo non è il parco tematico, è un'altra cosa. Attraverso noi, l'archeodromo, noi possiamo raccontare
la complessità di una ricerca scientifica. Quindi, da certi punti di vista, l'archeodromo è un centro di sperimentazione esemplare. Perché? Perché noi prendiamo i dati certi, i dati, come dire, rigorosi della ricerca archeologica, quindi scientifica, e sulla base di questi andiamo ad operare una ricostruzione. Ora, una ricostruzione che ovviamente è scala 1 a 1 di manufatti, di oggetti, quindi quello che il visitatore, il pubblico va a vedere è un, come dire, una resa reale di un prodotto che spesse volte è virtuale, nel senso che la ricostruzione è prima ancora virtuale, prima che reale. Però la differenza con altri tipi di ricostruzioni che si fanno appunto semplicemente per dare l'idea di una volumetria, di un, come dire, di uno spazio, è che nell'archeodromo, cioè le ricostruzioni che si vanno a fare, sono esse stesse oggetto di, come dire, di informazione, perché sono una ricostruzione di forme e processi costruttivi, per esempio, di materiali, ricerca dei materiali, quindi delle tecniche con le quali è stata costruita a suo tempo una capanna, i materiali che sono usati, cioè quindi c'è un'attenzione alla realizzazione di questi manufatti che ovviamente in altre situazioni vi è meno. Per cui abbiamo tanti esempi di ricostruzioni, di capanne fatte, per cui poi l'effetto finale è quello, ma non c'è stato tutta la ricerca del processo costruttivo che deve esserci quando siamo di fronte a un museo all'aperto, cioè un archeodromo. E proprio in funzione del fatto che l'archeodromo in qualche modo pone al pubblico tutta una serie di livelli di informazione, quindi partendo dai processi, prima ancora dalla ricerca archeologica, poi dai processi e poi dal risultato finale che è quello poi dello spazio, dell'ambiente costruito e degli oggetti che lo abitano, è un luogo che è di una complessità notevole e l'archeodromo deve riuscire a, come dire, a sciogliere i fili di questa complessità, a porli a un pubblico che non è specialista il più delle volte. Quindi l'archeodromo serve per gli specialisti perché è insito nella funzione dell'archeodromo o di un museo all'aperto. Dico archeodromo, scusate, faccio questo inciso, dico archeodromo perché è più pertinente a un mondo archeologico, perché poi il museo all'aperto può essere realizzato con tanti altri tipi di situazioni. Per me l'archeodromo è quello che, come dire, chiude una realtà archeologica, insomma raccoglie una realtà archeologica. Quindi l'archeodromo appunto all'interno della ricostruzione di questi oggetti noi assistiamo a una verifica anche delle teorie scientifiche, per cui diciamo serve anche da validazione in qualche modo per gli specialisti di certe teorie e di certe di certi input che si sono dati alla ricerca. Dall'altra, questa ricerca deve essere, come dire, resa potabile, accessibile a un pubblico di non specialisti. E quindi è il luogo per eccellenza della mediazione culturale, che è una delle sue, come dire, questioni importanti, fondanti. È impensabile pensare un'operazione del genere senza avere a monte l'elaborazione di un simile settore, perché è un vero e proprio settore specialistico. Quindi si parte dall'evidenza della realtà scientifica dell'indagine archeologica per parlare all'immaginario dei visitatori del parco. Questi, affascinati dalla potenza evocatrice, si interessano al mondo che quei manufatti devono poter evocare. Quindi è, come dire, un sistema di rimandi. Quindi io tanto più rendo efficace e suggestiva la presentazione di questo mondo, tanto più riesco, come dire, a scardinare, a suscitare curiosità e a far entrare in questo difficile mondo, perché è complesso, un pubblico che spesso rimane freddo di fronte a certe situazioni
di allestimenti o comunque di realtà archeologiche. E una cosa importante è che appunto il pubblico non specialista ricerca un contatto con la storia, quindi come dire l'archeodromo è proprio l'elemento, il medium migliore per poter interagire con il pubblico, e la stessa ricostruzione archeologica diventa vettore di comunicazione. Come dicevo prima, gli stessi processi di costruzione sono un vettore di informazione, di comunicazione per il pubblico. La mediazione culturale, come dico qui, si pone come l'area attraverso la quale produrre materiali di comunicazione adatti. In questo caso, ad oggi, il multimediale con le possibilità di interazione che porta insito in se stesso, ma anche attraverso l'ufficializzazione di un mestiere che sta prendendo i suoi spazi e si sta rapidamente ufficializzando come quello dell'animatore di patrimoni, vale a dire tutte quelle persone che svolgono attività di animazione all'interno di un archeodromo, che è un settore molto delicato, perché chi fa animazione, voglio dire, non deve essere una persona improvvisata, deve essere una persona che ha un ruolo delicatissimo, perché in qualche modo deve accompagnare un pubblico che può essere la scolaresca, che può essere il visitatore isolato, eccetera, attraverso una serie di esperimenti, di operazioni che si possono, di animazione che si svolgono all'interno dell'archeodromo, e che non deve essere nulla lasciato all'improvvisazione. Quindi, quando si fa, come dire, uno schema, un progetto di museo all'aperto, archeodromo, l'animatore di patrimonio è una delle figure e quindi dei costi per la sua formazione, per il suo aggiornamento, perché è proprio una figura particolare, che è un ruolo che non deve mancare, perché, come dire, è costitutivo di questo tipo di realtà. Infatti appunto spesso non viene considerata, cioè si pensa che abbiamo costruito la capanna e abbiamo fatto il museo all'aperto. No, tu sei all'inizio del percorso e quello che manca è poi tutta la struttura che lo tiene in piedi, che lo rende vivo, che lo rende, come dire, parte efficace di questo processo. E quindi, come dicevo prima, non può essere lasciata all'improvvisazione, quindi deve essere un percorso già previsto a monte con i loro costi. Altra cosa importante da dire è che l'archeodromo è un processo di evoluzione continuo, proprio perché si affianca ed è in qualche modo quello che rappresenta un po' la sintesi della ricerca archeologica. La ricerca archeologica va avanti e non si ferma, per cui in qualche modo va di pari passo, quindi non può esistere una struttura pensata e così determinata e finita. Un archeodromo non è mai finito, è un laboratorio in continua evoluzione, quindi questo prevede dei costi, prevede un budget, prevede la capacità di, come dire, di renderlo al passo con i tempi. Quindi costante opera di investimento nel tenere il passo con la ricerca e ovviamente deve essere al passo con i tempi anche a livello di comunicazione. Questo è un discorso che vale per i musei all'aperto come per i musei diciamo al chiuso, cioè nel senso la comunicazione cambia, i sistemi, le tecnologie cambiano nel giro tra l'altro di pochissimo. Quindi quello che ieri funzionava ed era all'avanguardia oggi è obsoleto e quindi io devo essere in grado di poter, come, deve essere un'organizzazione e uno strumento, l'archeodromo, in grado di, come dire, di stare al passo con i tempi, con le evoluzioni, anche della mentalità del pubblico, che cambia ovviamente, perché man mano si adatta ai nuovi strumenti e quindi richiede cose sempre diverse. Questo, diciamo, per avere una gestione equilibrata è possibile avere
diciamo, gestione equilibrata e salvaguardia del carattere culturale didattico in un campo di ricerca continuo? Io credo di sì, se queste cose sono studiate ab origine, cioè nel senso se, come dire, nel piano, poi domani vedrete l'esempio del Parco di Montale, come viene come è stato pensato e come viene gestito e aggiornato. Comunque è possibile una gestione equilibrata, è ovvio che non deve essere improvvisata, deve essere prevista, cioè tutto ciò che noi andiamo a realizzare non è un punto fermo, è un momento di un processo. Quindi questa è, diciamo, una considerazione per me importante, perché se no realizziamo una struttura, tra l'altro anche costosa se vogliamo realizzarsi, che però nel giro di poco tempo diventa obsoleta e inutile. Tra l'altro una cosa evidente da mettere, diciamo, in campo è che l'archeodromo ha un rapporto con il patrimonio artificiale, nel senso è un luogo che nasce dal nulla, perché noi non realizziamo niente sul sito stesso archeologico, quindi è un luogo che rimanda a una realtà archeologica, ma che di per sé stesso non ha nulla di, come dire, di vero, è tutto virtuale, virtuale reale. Insomma, c'è una sorta di i parchi archeologici sono una cosa, cioè nel senso il parco archeologico io ho delle rovine, ho dei manufatti che poi magari vengono restaurati, in parte ricostruiti, ho delle realtà cui manca spesso la ricostruzione virtuale. Io nell'archeodromo ho una ricostruzione che è reale, ma in realtà è virtuale, perché non è vero. Quindi c'è questo, come dire, questa che potrebbe sembrare un'ambivalenza, ma che in realtà, se sono chiari i termini della questione, anche nella presentazione della comunicazione verso il pubblico, cioè non stai guardando una capanna preistorica vera, stai guardando l'idea di una capanna preistorica. Ecco, questo è il livello della comunicazione che deve passare, senza però togliere dopo. All'inizio ci deve essere la suggestione. Quindi il pubblico deve entrare affascinato e capire che tutto sommato lui fa parte di un processo di tempi, di storia lunghissimo, in qualche modo lui se ne deve diventare parte di questo processo. Però dopo gli deve essere detto, sì, però questo, ecco, hai avuto questa emozione bellissima, però questa è un'idea di capanna e questa è la ricerca che sta portando avanti archeologica, per cui può essere che fra qualche anno questa capanna avrà degli elementi in più perché li abbiamo trovati, li abbiamo verificati, validati, eccetera, eccetera. Tra l'altro, sempre parlando del discorso della gestione, che sia, come dire, anche non fallimentare, deve tenere presente appunto anche il pubblico. Dicevo prima, il pubblico cambia mentalità perché cambia nell'uso degli strumenti tecnologici, quindi è un continuo lavorio sulla comunicazione che bisogna fare e adattarsi continuamente da una parte a quelle che sono le aspettative che il pubblico ha e dall'altra alle possibilità che uno ha di realizzare certe operazioni. Quindi la scelta non è più solo in funzione della ricerca del momento, ma dell'interesse didattico di un soggetto e sulla sua ripercussione sulla frequentazione del pubblico, nel senso che quando si vanno a proporre delle ricostruzioni o delle nuove operazioni all'interno dell'archeodromo, uno deve anche porsi e dire sì, ma sto aggiungendo elementi particolarmente affascinanti, particolarmente nuovi, il pubblico come li ricepirà, troverà? Cioè bisogna capire che è un'operazione che deve anche avere come dire, un suo equilibrio economico, quindi il rapporto con il pubblico e sulle sue aspettative è importante. Per quanto riguarda rispetto alla ricostruzione archeologica e a quello che avviene all'interno dell'archeodromo come animazione, come
diciamo, professionalità specifiche che vanno ad operare all'interno dell'archeodromo, è ovvio che sono responsabilità personali e che devono continuamente essere, consci di questo ruolo di transfer della conoscenza archeologica, quindi dal settore della ricerca al pubblico. E il fatto di essere consci di questo ruolo così delicato e molto fragile è il solo garante della riuscita dell'iniziativa. Diciamo che nella sua evoluzione concettuale, nel suo concept, l'archeodromo è passato dall'essere un luogo fisico che in qualche modo raccoglieva le testimonianze archeologiche dei territori che aveva intorno, quindi in qualche modo raccoglieva e teneva unito un patrimonio archeologico anche molto disperso, disarticolato, è passato ad essere un sistema che, beneficiando di concetti ormai di uso comune nella nostra contemporaneità, come dico qui, come quello di rete e di poli, permette oggi di far convergere idealmente ma anche realmente il patrimonio, perché noi realizziamo anche il centro visita o il museo, quindi in qualche modo questo patrimonio archeologico in qualche modo può esistere, deve anche esistere all'interno di un archeodromo, creando però una funzione di rete, diventa un elemento a rete, non più chiuso. C'è un polo che in qualche modo rimanda, ma rimane chiuso nella sua realizzazione, ma un elemento che in qualche modo disegna una serie di nodi, di poli importanti che sono aperti e quindi si possono sviluppare nel tempo in maniera abbastanza libera, a seconda poi dei valori e degli interessi che man mano si vanno delineando, pur avendo un campo, io l'ho chiamato il campo base, insomma, forte. Che cos'è importante in questo sistema, che noi andiamo a pensare? È il fatto di avere un rapporto molto più stretto, da una parte, con il territorio. Il fatto di poter mettere insieme più realtà. Ho realizzato l'archeodromo di Vallicelli che prevedeva una serie di una messa a rete di varie emergenze archeologiche, con alcuni, tra l'altro, in un territorio a metà tra due comuni. Quindi già difficile di per sé lavorare su due pubbliche amministrazioni che, ovviamente, essendo confinanti, hanno questioni di rivalità, di campanile, eccetera. Però l'archeodromo deve funzionare anche come macchina di coesione col territorio, quindi far capire che non si lavora più per confini stretti, ma per allargandosi e mettendosi insieme. E abbiamo poi realizzato una serie di punti, a parte il centro visite che fa un po' da premessa e rappresentazione del territorio, ed è uno il centro visite che può essere senza materiali archeologici veri, ma può essere nello stesso tempo centro visite con materiali archeologici, quindi museo in qualche modo, che però per me diventa importantissimo che esista all'interno del sistema archeodromo. Io non credo, sinceramente, perché poi l'ho visto come vengono poi vissute dopo, a quelle realizzazioni sporadiche che vengono realizzate talvolta, queste capanne preistoriche, realizzate anche da un punto di vista scientifico, fatte bene, che però rimangono poi tipo aiuola, no? Io ne ho presente una a Roma, una a Bologna. Si è trovata la capanna preistorica e in qualche modo, secondo me, un po' sperando di attivare chissà quali meccanismi di conoscenza e di fascinazione, si è deciso di realizzare
la capanna poi vera, però fatta secondo sistemi scientifici, quindi con gli stessi materiali, chiamando le persone che sanno lavorare le fascine, che sanno fare le pareti, diciamo. Però alla fine poi, finito tutto l'esperimento, a parte il primo periodo, brevissimo, poi diventano come delle viole di un giardino pubblico. E uno vede questa cosa e non capisce che cos'è, perché giustamente manca il contorno, manca il contesto, manca quello che ti deve fare da premessa a quello che stai guardando, per cui un pannello non è esaustivo, non è suggestivo, non, vedersi una capanna preistorica dietro il palazzone alto 5 piani, che cosa mi dà di informazione in più rispetto a quella che potrei aver visto in un pannello stampato? Non è questo che è il museo all'aperto. Però vengono, su questo vengono, sono stati investiti anche dei soldi notevoli, insomma, da parte di soprintendenze, eccetera. Quindi io penso che quando uno, e sarò anche un po' provocatoria nel dire questo, ma quando uno pensa di fare un museo all'aperto barra archeodromo, deve pensarlo a un sistema più complesso, che preveda più situazioni, tra cui, secondo me, irrinunciabile quello che è un museo centro visite, cioè il visitatore, ancor prima di entrare nell'area con la ricostruzione, deve poter passare attraverso un percorso che poi viene, e lo vedremo dopo, perché poi lì si apre l'altro grande discorso di come deve essere pensato un museo, insomma. Deve passare attraverso una realtà in qualche modo museale che mi faccia da, che mi dia gli strumenti per poi essere anche affascinato ancora di più da quello che dopo. E questo credo che sia proprio, io perlomeno lo ritengo una premessa abbastanza importante, cioè non credo a questi interventi spot, costosi, pur anche se scientificamente fatti in maniera corretta, che però secondo me rimangono inutili in qualche modo. Una cosa importante di un archeodromo è il fatto, ed è questa la ragione per cui non ritengo utili questi interventi a spot, che deve essere inserito in un sistema paesaggio. Cioè, io non racconto solo di popolazioni antiche, racconto anche il loro contesto, cioè il mio sguardo è più largo, ha un orizzonte più ampio. Quindi andare a pensare delle ricostruzioni presuppone anche avere gli spazi, in qualche modo l'area disponibile, per cui io in qualche modo cerco di ricostruire quelle che sono delle condizioni ambientali simili, analoghe, ma che comunque mi vestano l'intervento ricostruttivo. E questo sistema paesaggio io lo devo poter aver visto prima, in un centro visite dove mi sono fatta tutta un'idea, un percorso, dove già ho avuto una serie di elementi che mi aiutano, come dire, a completare il quadro. E in questo senso parchi naturali e culturali si avvicinano e si incontrano spesso. Non è un caso che degli elementi archeologici importanti siano all'interno di aree naturalistiche, di parchi altrettanto importanti e validi. Quindi è bene che queste due realtà, naturalistica e, diciamo, storico-archeologica, trovino un loro momento d'incontro che deve diventare, come dire, sono un progetto, come dire, globale, integrato sul territorio. È impensabile lavorare su realtà archeologiche prescindendo dal concetto di paesaggio, che tra l'altro ha avuto anche questo la sua definizione, insomma, a partire dalla Convenzione Europea del Paesaggio, che ormai citatissima, insomma, diciamo che ha avuto il merito di abbassare la vista sul territorio da una visione, come dire, zenitale, no? Che vedeva la città, ma anche lo stesso parco, disegnato secondo fasce concentriche. Cioè, la definizione dei parchi naturali
viene fuori da una visione ottocentesca della città, per cui c'è centro storico, fascia di media periferia, periferia, no? Queste zone che si allargano ad anello, che poi corrispondano di visioni molto artificiali. I parchi è la stessa cosa, cioè si va sempre ad allargare, diciamo, a disperdere la tutela. Per fortuna oggi si lavora da un punto di vista differente, ci sono le buffer zone, i corridors, cioè si lavora per poli, per sistemi, per nodi. Quindi questo concetto di elementi concentrici che man mano perdono, come dire, quasi di importanza, no? Non c'è più, cioè perlomeno non dovrebbe esserci più. Diciamo, noi progettando un discorso del genere dovremmo in qualche modo allinearci a questa nuova visione, come dire, delle cose. E quindi, come anche lo stesso archeodromo può non essere definito da una zona per forza chiusa, come dicevo prima, ma può avere vari elementi che si tengono insieme in maniera molto forte. E come si fa a renderle insieme in maniera forte? Con la comunicazione, facendo degli elementi chiari a livello di segnaletica, di, come dire, di segni riconoscibili sul territorio, parlando con voi è capitato, insomma, che abbiamo provato a immaginare un qualche cosa per Torre Guaceto, per le realtà archeologiche, e partire dal centro visite che è fuori della riserva e per arrivare poi alla riserva che ha poi al suo interno e le emergenze archeologiche, è abbastanza semplice, anche un segno a terra sull'asfalto, una striscia continua tipo quella che segna le piste ciclabili, ma senza, in maniera che però dia dei cippi, cioè tu devi avere, quando arrivi in questo paesaggio, in questo territorio, l'idea che stai entrando in un mondo che è particolare, fatto di vari, come dire, di vari pezzi, però la devi avere questa sensazione, devi poter sentire che questo è un paesaggio particolare, un paesaggio denso di storia, perché qui per fortuna, per caso e per fortuna, si sono conservati sia da un punto di vista naturalistico che da un punto di vista delle emergenze archeologiche, qualcosa, un pezzo di storia, un pezzo di mondo passato, che sia naturalistico o che sia storico archeologico. Quindi si parla di reti territoriali che possono assumere, come dico qui, il significato di vere e proprie infrastrutture ambientali riconoscibili di una innovativa configurazione del territorio. Perché noi, il museo all'aperto e l'archeodromo, dobbiamo essere innovativi anche in questo, cioè proporre nuove forme. Quindi io li chiamo itinerari di senso, fondati sul recupero e sul riuso del patrimonio culturale e dei connessi processi di significazione, di laboratori di un'azione più generalizzata e sistematica di conservazione attualizzata dei paesaggi e del territorio, che coinvolge sistemi di relazione tra soggetti locali diversi accomunati dall'interesse di valorizzare risorse endogene e spazi diffusi. È un bellissimo programma, difficilissimo, però voglio dire, se uno parte dalla premessa giusta, forse prima o poi ci arriva a un risultato che abbia una sua validità. A questo punto è ovvio che il racconto è un racconto vasto, che parte da quella che può essere l'emergenza naturale, come dire, la bellezza di un elemento naturale, naturalistico, a quella che è poi la bellezza e la densità di una storia, della storia, preistoria. E quindi per fare ciò però, e si ritorna al discorso iniziale, ci vuole una cabina di regia molto forte che tenga insieme tutti i fili. È come quando uno fa un po' la sceneggiatura di un film. Hai un'idea, no? Poi realizzi la sceneggiatura, poi c'è il montaggio, ma tutto ciò deve essere attentamente, controllato, valerà. Ci deve essere un pensiero a monte che tiene insieme tutte le cose e che rende fluido tutto quanto. Quindi, a questo punto l'archeodromo è diventato il sistema archeodromo, quindi questa evoluzione da
con il suo centro visite, le aree di animazione, le ricostruzioni, i percorsi nel territorio, le aree archeologiche, tutto insieme questi elementi sono la macchina del tempo che mi racconta il mio paesaggio, che mi racconta quello che su questo territorio è successo in termini naturali e in termini umani. A questo punto passiamo a un campo che investe una parte di queste problematiche, che è quello del museo. Cioè, all'interno dell'archeodromo, noi abbiamo detto, abbiamo il centro visite, il museo. E che cos'è un museo, però? Allora, è un sistema complesso che è materia, contenuto e spazio, quindi è dato dagli oggetti che abbiamo interni, dai contenuti che raccontano questi oggetti e dallo spazio che forma il percorso museale. Quindi, abbiamo quello che viene definito il design espositivo contemporaneo, che è fatto da grafica, architettura di interni, dalle installazioni, varie performance, dall'arte ambientale, eccetera. Quindi, un insieme di elementi molto forti. E, immaginandolo a strati, la parte più importante, prevalente, è quella della comunicazione. Perché io posso avere tutte le vetrine di questo mondo, gli oggetti più belli, ma se io non ho una comunicazione, questi oggetti in qualche modo non li rendo espliciti nella loro funzione del perché sono belli e sono grandi, quindi vado al di là dell'estetica, io ho fallito come operazione. Cioè, il mio museo è una bella vetrina, ma potrebbe essere come quella del gioielliere, insomma, non mi racconta il mio passato. E nel museo gli spazi possono essere di vario tipo: narrativo, performativo, esperienza simulata. Quindi, io posso giocare con tanti elementi, mettendoli insieme però con una regia ben studiata e ben stretta, posso costruire il mio libro. Io dico sempre che il museo è un po' come un libro, cioè io devo avere la voglia di entrarci come ho la voglia di aprire un nuovo libro, e di assaporarlo, quindi mettermi in poltrona, aprire questo libro e entrare dentro questa storia. Questo dovrebbe essere il museo nel visitatore non specialista, perché lo specialista non ha bisogno di tutti questi ammennicoli, va dritto all'oggetto, ma la funzione del museo, che sennò diventa, è solo un deposito, un magazzino, la funzione del museo è quella di parlare al pubblico e soprattutto a un pubblico non specialista. Quindi questo è l'elemento fondamentale. Io ho spazio narrativo che posso disegnare in tanti modi, prendendo singoli oggetti che raccontano delle cose, creando una narrazione collage. Insomma, ci sono vari modi di raccontare uno spazio. Ho lo spazio performativo, che è quello dell'esperienza, quindi uno spazio interattivo, quindi io reagisco con il mio, come interagisco col mio corpo in qualche modo, ed è uno spazio di azione. Poi c'ho l'esperienza simulata, che possiamo appunto adesso, chi ha partecipato credo oggi a questa esperienza al CETMA abbia visto un esempio di quello che si potrebbe realizzare oggi. Quindi il museo che cos'è? È un museo multiverso. Multiverso è un concetto di un fisico, che è un'iperstruttura cosmologica, che praticamente prevede una serie di, di stringhe, una treccia, composta da tanti elementi strettamente legati insieme, che ognuno con la sua individualità, la sua importanza, ma stretti attorno a un nucleo che è la narrazione. Quindi abbiamo il colore, lo spazio, la musica, l'immagine, il suono, la superficie, la musica, il suono. Io dico due cose che per alcuni sono, abominevoli. E invece, secondo me, un accompagnamento musicale, una sonorizzazione di cose particolari all'interno di un museo può essere molto valida. Esattamente come noi vediamo un film, vederlo muto o vederlo con una colonna sonora ha un valore differente. Tant'è che i film muti ci mettevano il pianista.
Quindi anche la visita museale può essere accompagnata e non credo assolutamente che dia fastidio se studiata da chi è specialista in questo tipo di cose all'interno, diciamo, con un accompagnamento musicale. Tutte queste problematiche sono uscite fuori dall'osservazione dei visitor studies a livello internazionale, che è questa branca che si occupa diciamo di come i visitatori interagiscono con i vari exhibit qual è il livello di comprensione dei messaggi, come vengono recepiti gli aspetti più rilevanti della comunicazione. Noi abbiamo un indice di attrazione, che è il numero delle persone che si soffermano su un elemento diviso il totale dei visitatori di un ambiente, e abbiamo l'indice di trattenimento, che è il tempo effettivo di sosta registrato davanti all'elemento diviso il tempo necessario per la lettura e l'osservazione. E questo perché è uscito fuori dalla fatica, diciamo, da museo che è stata pensata da Benjamin Gilman. E a questo punto dice come facciamo a studiare come il visitatore per poi rimediare in futuro a questi errori? Dobbiamo tracciare i percorsi delle persone, come valutarne i livelli, no, di modalità di interazione, l'influenza del tempo e dello spazio, e quindi si sono creati una serie di osservazioni fisiche, ma poi adesso le faranno con la taggatura, eccetera, in cui si delineano i vari elementi e quanto questi elementi sono presi, diciamo, sono al centro dell'osservazione del visitatore. E adesso scorro velocemente, questo è il museo etrusco a Roma. Allora, una cosa banale che si sa, l'attenzione del visitatore è una risorsa a veloce esaurimento. Poi il visitatore discrimina e seleziona non solo tra gli oggetti, ma anche all'interno dello stesso oggetto. Quindi, quando hai una vetrina piena di oggetti, il visitatore più o meno sceglie, ma non ci sono regole, un oggetto per motivi culturali, perché in quel momento è affascinato da certe cose, guarda, e poi non è detto che lo guardi, ma magari guarda un particolare, quindi non ci sono delle... I ricercatori canadesi Bourdeau e Chebat, che hanno fatto, trovato attraverso queste loro analisi vere, i visitatori hanno un basso legame con gli oggetti esposti e stabiliscono invece un forte legame con le caratteristiche fisiche dello spazio allestito, creando punti di riferimento per pianificare il proprio circuito cognitivo. E questa è una cosa importantissima da sapere, non solo nei musei al chiuso, ma anche nei musei all'aperto, perché queste cose che noi facciamo, è un discorso sul museo, ma vale anche per i musei all'aperto e per i percorsi che si possono creare, per le attività che si possono creare nei musei all'aperto. Quindi lo spazio, così come è strutturato, è fondamentale rispetto al percorso del visitatore. Ovviamente i processi di apprendimento dipendono da varie situazioni soggettive, dall'ambiente in cui si realizza, per esempio se ci sono troppe persone, se c'è una stimolazione sensoriale, dal layout degli oggetti, dal contesto sociale della persona stessa. E l'approccio può essere o centrato, diciamo, sull'individualità, sull'individuo, o centrato per esempio sull'organizzazione appunto dello spazio. E, diciamo, ovviamente i testi tengono insieme tutti questi oggetti, queste cose, cioè, quindi dall'oggetto alla parola, dalla parola al discorso, quindi è un discorso più... E il futuro dei visitor studies, questo l'ho detto solo per curiosità, insomma, sarà quello di affiancare alle tecniche umane di osservazione, che è quello che è stato fatto fino adesso, tecnologie innovative, con l'infomobilità, sistemi di taggatura a radiofrequenza, eccetera, eccetera. Comunque anche questo è un campo di sviluppo di attività che è importante, perché permette di tarare continuamente quello che si va a fare. E a questo punto cos'è un museo archeologico? È un'interfaccia tramite la quale la città e il territorio hanno accesso al loro passato. Io lo rappresento una chiavetta questa. Quindi il museo archeologico deve essere museo archeologico, archeodromo, museo all'aperto, sono delle interfacce, delle possibilità che io ho di connettermi col mio passato. Per fare questo devo rinnovare, per usare una parola forse abusata molto ultimamente, ma perché
Ogni oggetto vive per guadagnare l'attenzione del visitatore e il risultato è che gli oggetti sono in competizione per guadagnare la sua attenzione, producendo spesso conflitti e disaccordi. Questa è la realtà, l'80% dei musei è strutturato in maniera che succeda questa cosa. Questo è un esempio di comunicazione di un museo, cioè io mi avvicino a una vetrina e vedo questo. Che cosa uno non specialista, cosa può trovare di interessante, di suggestivo, di affascinante? Questa è vera, in una comunicazione del genere. Questo era il Museo Egizio di Torino, una serie di elementi, per quanto bellissimi, ma questo è, senza aver fatto nulla, Ferretti ha preso e ha illuminato diversamente le cose. E già è cambiato qualcosa. Cioè, quanto la luce, quanto l'ambiente, quanto può rendere affascinante, interessante, può far venire curiosità di capire di più. Cioè, io vi invito a vedere la differenza. Cioè, io che entro qua, mi viene da fare così, sì, a guardare qualche elemento, ma e qui invece comincio a... Come dire, mi viene voglia di avvicinarmi e vedere le cose illuminate, vedere magari un particolare. Poi voglio dire, poi la comunicazione finisce qui, però è già un passo avanti. Musei e territorio. Musei e territorio devono essere integrati, l'abbiamo detto prima, cioè nell'archeodromo, ma la stessa cosa nel museo, nel centro visita, cioè io devo essere integrato col territorio. Questo è l'archeodromo, per esempio, di Vallicelli, che è stato fatto nel Cilento e che è un insieme di elementi. Museo della Grotta del Pino, che è stato realizzato da un rinvenimento in grotta. Adiacente a questa grotta c'era un manufatto bloccato per abuso edilizio, quindi uno scheletro in cemento armato, che è stato inglobato in una realizzazione di museo, nel progetto perlomeno, perché purtroppo per motivi poi di espropri, insomma, è saltato, era tra l'altro già finanziato, però per queste vicende italiane proprio tipiche della nostra meravigliosa Italia. Il Museo della Grotta del Pino, che è stato pensato il museo in grotta, cioè io entro in una struttura museale che recupera questo manufatto, diciamo, di edilizia esistente, e l'ultima sala del museo è l'entrata in grotta vera, dove c'ho quindi abbastanza particolare. Poi ho nel comune di Monte San Giacomo una sezione museale di documentazione che mi rende continuamente conto delle ricerche in corso archeologiche dell'area. Poi a 1200 metri a 1000 metri di quadro c'ho Grotta di Varlacarla, che è importante. Poi ho il centro visitatori a 1200 metri sotto al Servati e la Grotta di Vallicelli, che ha diciamo 10 minuti a piedi dal centro visite. Quindi io ho tutti questi elementi che insieme mi compongono l'archeodromo di Vallicelli. Questa è l'area vicino alla Grotta di Vallicelli, che siamo alle pendici del Cervati, un posto incredibile. Lì vicino c'è la Valle delle Orchidee, quindi dove invece delle margherite ci sono le orchidee selvatiche. Posti veramente, vi invito ad andare a vedere l'interno del Cilento perché veramente merita. Questa è l'interno della Grotta di Varlacarla, con queste due stalattiti messe puntate a terra con dei segni particolari incisi. Vedete i segni del cantiere archeologico a terra e ci si accede attualmente attraverso un inghiottitoio abbastanza difficile, quindi non sarà mai un accesso, cioè io ho fatto un progetto in cui si scende in una scala a chioccio, cioè l'inghiottitoio viene reso fruibile non più da queste scale a pioli di particolari, si scende per 10 metri, insomma, su questa scala, che per scendere mi prendo però con questa scala, però ovviamente non è un accesso per disabili, è un accesso insomma ipercontrollato, ecco perché poi al centro visite abbiamo ricreato la grotta di Varlacarla. Questa è la grotta di Vallicelli, dove poco all'esterno si vedono ancora dei segni delle impalcature, c'era Neanderthal, le tracce di Neanderthal. Questa è una stalla lunga una quarantina di metri che il comune aveva e che ha detto: io questa ve la do, vi fate il centro visite. E
diciamo, questo è il progetto della stalla. Io sono riuscita a scendere di un piano, ho cambiato la copertura leggermente a rot per acquisire, perché poi siamo in zona di parco, non si può fare nuovo edificato, quindi quello era e quello doveva rimanere. E l'ingresso, la prima sala, che è quella, diciamo, destinata alla geologia, perché mi deve raccontare questo territorio del Cilento, quindi montagne, come si forma dall'atollo fino con un plastico di 5 metri interattivo, cioè nel senso tridimensionale, quindi io ho la visione tridimensionale del plastico. E la salita verso un soppalco dove ho il settore di Neanderthal, si scende e c'è una ricostruzione di una capanna con zanne di mammut, si va sotto al soppalco e si va appunto nell'area destinata alla grotta di Varla Carla. Tutte queste aree che sono, diciamo, che fronteggiano la parte bassa del fabbricato sono quelle destinate alle attività delle scolaresche, quindi documentazione, perché poi all'esterno, vedete questi segni sul terreno, sono quelli dove c'è la simulazione dello scavo archeologico, dove ci sono la parte in pietra, la mezzaluna in pietra per le attività, diciamo, litiche, insomma, diciamo tutta quella serie di attività che si possono realizzare di animazione. Poi c'è quelle cose verdi, sono il bookshop e il centro ristoro. Queste sono alcune immagini, le faccio scorrere velocemente, di quando era progetto. Ecco, questa è la ricostruzione della capanna, dove dietro abbiamo questa proiezione, dovremmo avere questa proiezione di un contesto. Qui si entra sotto al soppalco e si va e si arriva alla grotta di Varla Carla. Si esce e si esce su. Quindi questa è la stalla come era prima. Questa è come è adesso. Io ho usato un rivestimento, a parte appunto cambiare questa copertura con travi lamellari, rivestimento, insomma. Ho usato il fronte, l'ho rivestito di legno, perché poi questa, a 1200 metri d'inverno ci sono 2 metri di neve, quindi è chiusa, quindi queste pannellature. Qui vedete ancora una situazione di cantiere. Premesso, questa costruzione è stata finita, tranne qualche dettaglio, mancano 40.000 euro che la Regione Campania, per una serie di motivi, non ha dato, insomma, queste solite vicende, per cui giace lì da 3 anni. Non ci sono più stata perché non so cosa sia successo con dentro videoproiettori. Tutto. Questo è, diciamo, ancora siamo in cantiere, però insomma già prende. Questa è la prima sala. Ah, tra l'altro il finanziamento è stato un po' decurtato, quindi quello che doveva essere questo. Io ho fatto 2,5 metri, cioè questa fossa di 5 metri di diametro, perché doveva permettere per le proiezioni 3D, insomma, creare questo dall'atollo, creare la montagna e avere poi la visione di tutto questo posto, quindi proiezione frontale, e ci abbiamo videoproiettori da sopra e da sotto. Insomma, era una cosa abbastanza che doveva essere molto interessante, però è stata, ovviamente, dice vabbè, lo faremo dopo. Quindi io ho dovuto chiudere questa fossa con una pedana e siamo rimasti che c'è solo la comunicazione a livello di pannelli, più abbiamo creato un video che in qualche modo viene proiettato per dare giustificazione, insomma, di questi spazi. Però questo è l'ambiente. Usciti da questo spazio si arriva in questa parete che riproduce un po' la questione di Vallicelli, con questi elementi all'interno. Uno si avvicina e vede dei particolari diciamo, da un punto di vista geologico. A questo punto, dal tempo della terra al tempo dell'uomo, e si arriva, si sa, qui su questa sorta di sedili che riproducono un po' la pietra che c'è a strati sulla parte della montagna, ci si siede e di fronte si vede un video. Questa è una riproduzione delle stele che abbiamo realizzato, proprio delle copie di quelle di Varla Carla. Questi sono degli elementi che sono sopra di Neanderthal, questo percorso, questa è una parte della copertura, questa è una parte della ricostruzione dove ci si passa dentro, e poi si dovrebbe vedere un video che però per il momento non c'è, perché appunto fa parte di quel finanziamento tirato fuori. E il Museo Lavinium,
città di Pomezia, scusate, io non so, posso andare avanti? Non ci, e, la città di Pomezia è particolare perché è una città che ha un tessuto urbano diviso in due, quello segno forte grigio e la pontina che la taglia praticamente in due, è un canalone praticamente. Quella cerchiata in rosso è la città di fondazione del 39, quindi con un tessuto minuto molto fitto. Questa è quella di nuova edificazione, diciamo, industriale. Ecco, questo è il particolare della città di fondazione. Questa è la Civitas Patrica, che è quella del borgo di Pratica di Mare, che è quella medievale. E questa è la zona della città di Lavinium. Quindi una città che vive di tante città, diciamo, affiancate una. Patrica e il Museo Archeologico in un ex edificio ancora luogo di distribuzione del film. Questo era quello che dicevo prima, il Museo Archeologico è un'interfaccia, no? Con il territorio. Ed è in continua evoluzione, è stato inaugurato nel 2005, un primo ampliamento nel 2007 e un ulteriore 2009 dove è arrivato l'originale della Minerva che prima era esposto solo in un... Questo è uno spazio, ovviamente, ci si trova sempre a progettare musei all'interno di edifici che non nascono come museo, quindi uno deve fare i conti anche per organizzare i percorsi. Deve fare il diavolo a quattro per trovare, come dire, la soluzione meno penalizzante per il visitatore, per non ritornare troppo sui propri passi, insomma, questo è il solito problema appunto di quello che si crea quando non... Però ecco, io entro e ho la prima sala con tutte queste statue, al piano superiore ho questa, diciamo, il viaggio di Enea e il percorso verso quello che è l'area che racconta dei 13 altari dove ho usato un teatro ottico per raccontarlo. Questa è diciamo, la sala delle statue con sul fondo la riproduzione di come è stato trovato, sono state trovate, dopodiché sono state restaurate, questi sono alcuni degli esemplari. E che cosa è successo in questa sala? Poi si vedrà anche dopo, ma io dicevo, ma uno vede queste statue, ma poi che cosa capisce di questa cosa? Per cui ci siamo inventati un video interattivo, per cui queste si vede sul video e più o meno si vede avanti. Adesso poi, va bene, ritorno su questo discorso. Questo è il percorso verso l'area della Civitas religiosa, quindi con le tombe e i 13 altari. Tra l'altro ho usato questo corridoio per far vedere dietro le teste delle statue che prima si vedevano dal davanti, quindi diciamo, le vetrine sono aperte sui due lati. Questo è l'ultimo ampliamento avvenuto, che è quello dell'Eron di Enea, con le due porte originali dell'Eron di Enea. Il colore in questo museo, io ho cercato di differenziare, qua siamo nell'area che è destinata, diciamo, che racconta il mondo femminile con i pesi da telaio, e qui siamo nell'area che racconta il viaggio di Enea, con una ricostruzione di un modellino e poi una ricostruzione 3D, un'animazione 3D della ricostruzione proprio di una nave. Qui lo sbarco, questo è un esempio di cose più recenti dell'età del bronzo, con questo, diciamo, cercando, e il grigio azzurro che rappresenta quello che sono le zone sacre, quindi il santuario e l'Eron di Enea. Questa è la premessa all'entrata nell'Eron di Enea, che viene allestito come uno spazio, quasi una scena da teatro, in cui ci sono gli elementi esposti del corredo. Le due porte che prima erano messe da una parte contro un muro, insomma, io ho detto, ma questa è una cosa bellissima, un elemento di un fascino, di una suggestione incredibile, sono le nostre porte al... E quindi le abbiamo posizionate al centro e ovviamente partono, si illumina tutta una scena, c'è
una simulazione dell'era, una ricostruzione in 3D, eccetera. Questa è quella scena che vi dicevo virtuale delle statue, in cui ogni statua si illumina. Adesso qui poi nelle fotografie non si rende, ovviamente tutte queste cose vanno viste in movimento, si illuminano una alla volta e una racconta la propria storia, quello che significa la colomba, la melagrana, c'è il giovinetto con la toga che dice io sono passato all'età adulta, quindi ho la toga, insomma ognuna si racconta e fa capire quello che significa piuttosto che vederle e basta, e il video di fianco accompagna questo racconto con altre immagini. Qui abbiamo detto appunto c'è una ricostruzione 3D, l'animazione, la ricostruzione dal fasciame, diciamo dallo scheletro poi all'imbarcazione completa. Questo è, siamo nella sala dedicata alle sepolture, alle tombe e ai 13 altari, e io ho realizzato un teatro ottico in cui c'è quest'uomo, questo sacerdote in movimento su questo plastico vero, che racconta e spiega, mentre dietro c'è un video che fa vedere l'area dei 13, che adesso sono diventati 14 nel frattempo, insomma, perché l'area è dentro la proprietà privata del principe borghese, quindi per entrare nell'area archeologica che è lì adiacente a questo museo bisogna chiedere i permessi, insomma c'è tutta una fase diciamo abbastanza complicata, non è immediatamente visitabile dal visitatore che arriva magari entra al museo così. Quindi per far vedere, ma non si può non far vedere un'area così importante, quindi abbiamo realizzato questa sorta di video di racconto. E qua siamo al piano di sotto dove si va per entrare, prima abbiamo visto la parte precedente dell'Eron di Enea, e si passa sopra, che questo è cristallo calpestabile, sopra questa ricostruzione del dentro dell'Eron di Enea. Questo era un plastico, devo dire, bello il dentro, ma il fuori era veramente tremendo, fatto una ventina d'anni fa, tra l'altro aveva un odore tremendo, puzzava proprio. E dice no, ma questo lo teniamo, dico sì, ma forse si può rifare meglio, no, questo è un preverto importantissimo, dobbiamo tenere. E quindi dico, come lo faccio vedere? Che tra l'altro era un panettone più largo, più di questo, quindi in una stanza piccola mi creava dei problemi. Però dico, ma questo è bello effettivamente il dentro, perché il fuori vi assicuro non era assolutamente degno di... E quindi ho detto, sai, facciamo che siccome tra l'altro c'è un dislivello tra questo ambiente e quell'altro, per cui c'è una pedana che scende, io ci cammino sopra e lo vedo da sopra e vedo il bello del plastico. E quindi così è stato, devo dire che funziona. Tutti dicono, ma questo è un plastico nuovo? Io, no, era quello brutto che stava messo da una parte. Questo è quello che succede nella sala appunto dell'Eron, dove noi siamo seduti su dei sedili. Adesso non ho tutte le immagini, insomma, siamo come nel fasciame di una barca seduti e c'è questo viaggio di queste popolazioni greche che arrivano sulle coste dell'Italia, greche, turche. E quindi che ovviamente c'è uno speaker che parla in italiano e ci sono le scritte in inglese, quindi comunque, e fanno vedere questa sorta di viaggio, di percorso, tra l'altro assimilandolo molto al percorso dei migranti di oggi, insomma. E quindi c'è questo insieme. Ora, questo è un comune del comune di San Felice Circeo, vicino Grotta Guattari. C'è questa villa presa alla criminalità organizzata, sequestrata, era della banda della Magliana, di uno della banda della Magliana, una villa incredibile a picco sul Circeo, lasciata poi andare. Quindi il comune ha detto ci facciamo qualche cosa legato a Neanderthal, perché lì sotto c'è la grotta di Grotta Guattari. E quindi io ho studiato, adesso ancora non è realizzato questo, ho studiato, diciamo, ho fatto il progetto, per cui questa è la villa con i suoi ambienti più o meno di servizio, questo è il dietro, si vede il Monte Circeo e a sinistra c'è il mare. Viene questo centro Neanderthal, gli spazi non sono molto grandi, però recuperando una parte di giardino molto scosceso che è sotto come orto botanico, quindi con le essenze tipiche della zona, e creando una sorta di biblioteca book caffè per far sì che questo luogo si leghi un pochino al comune, non rimanga la sua torretta d'avorio, ma sia un qualcosa di più, quindi
possibilità di creare animazioni qua fuori, eccetera, ho creato una sorta di giardino pensile sulla parte, diciamo, che divideva il dietro degli ambienti di servizio in un garage, creando una piccola saletta per conferenze, il piano di sopra che poi si esce su questo giardino pensile che copre, che comunque fa parte di questa esposizione, e il sotto che diventa la premessa alla visita di tutto qua, che racconta il territorio con queste proiezioni a 180 gradi, la riproduzione di una parte della grotta Guattari, questo a livello ovviamente di progetto preliminare. E questo è quello piccolo spazio che viene recuperato, come, diciamo, coprendo con un giardino pensile. Questo è un allestimento Forma Urbis Room View che è stato fatto a Palazzo Braschi a Roma, che attualmente è chiuso per dissidi tra l'ente di gestione, cioè la società di gestione e il comune, insomma, il Palazzo Braschi, in cui. E questo, diciamo, l'ho messo perché ha questo è stato realizzato, appunto, però poi è stato chiuso. C'ha comunque una cosa interessante, perché sono piccoli spazi, tra l'altro accesso gratuito, Palazzo Braschi che sta su Piazza Navona, che doveva essere un punto di un info point per i turisti, per cui io entrando avevo una serie di strumenti che mi permettevano di conoscere, di scaricarmi delle applicazioni. C'è un tavolo della Microsoft da cui ho un multitouch, eccetera. Ci abbiamo nella sala, quella grigia, non funziona il mouse, no. Abbiamo, diciamo, un cannocchiale digitale, per cui ho la ricostruzione di Piazza Navona. Io a terra ho la planimetria di Piazza Navona stampata. Al centro ho questo cannocchiale digitale con uno schermo e io, girando questo schermo, vedo la ricostruzione di Piazza Navona nel 600. E questo era uno, diciamo, degli elementi. Questo, diciamo, faccio scorrere velocemente. Questo era il progetto, questa era l'idea. Io entro in questa sala e ho gli archivi, perché Palazzo Braschi ha degli archivi incredibili, di disegni, di tavole del Lanciani, c'è tutto. Quindi, come dire, gli archivi che in qualche modo prendono vita, escono fuori e mi fanno vedere. Di fronte ho una planimetria di Roma con dei punti che io posso inquadrare con il mio smartphone e si apre, è stato creato tutto una biblioteca. Questo è lo spazio dedicato di passaggio, però, che rimane chiuso in una nizza, con un racconto di Roma, e questo è il discorso che vi dicevo. A sinistra c'è il tavolo digitale con questo nastro che parte dall'ingresso di immagini di Roma e fino ad arrivare, appunto, a quelli che poi tu trovi sul tavolo digitale, sfogli, guardi e manovri, e questo sorta di cannocchiale virtuale che mi fa vedere Piazza Navona nel 600. Queste sono immagini invece della realizzazione, quindi ancora quella di destra in parte di cantiere, quella di sinistra più o meno no, ma insomma questa è la parte finale del nastro. Questo è il Parco Archeologico Multimediale di Verucchio, che è un parco che è stato oggetto di un concorso dove sono arrivata seconda come soluzione generale del parco e prima come soluzione del centro visite multimediale. Questo parco che cosa chiedeva? Abbiamo quella che vedete nera, la rocca alta di Verucchio, sotto c'è tutta l'area archeologica da cui sono stati tratti quei materiali bellissimi presenti nel museo di Verucchio, e loro volevano creare delle ricostruzioni, cioè creare un villaggio, diciamo, anche se il villaggio non era qui ma sta sul... però creare un ambiente, eccetera. Quindi, diciamo, io ho ristudiato quello, ho ricreato all'interno di quest'area che prevedeva poi, dovevi studiarti, insomma, il centro visite, i parcheggi, l'area di accoglienza, eccetera, eccetera, ho cercato di dare questo senso a questo intervento a larga scala. Quindi è il parco a rete, quindi abbiamo la Rocca Malatestiana, abbiamo messo in rete anche quello che è il museo esistente, cioè il percorso che deve arrivare poi al museo esistente, perché c'è. Vado un po' veloce. Questi sono alcuni elementi del centro visite che era ipogeo, perché
era bellissimo il posto, quindi tutto ciò è stato fatto a livello ipogeo. Però io l'ho pensato in questi termini, credo che sia stato quello che ha convinto abbastanza. Cioè io, arrivando nella parte, diciamo, di superficie, ho quello che trova l'archeologo, la realtà archeologica. Cioè io con il mio iPad, con il mio guardo e vedo la fossa, che attualmente non vedo niente, cioè la fossa, però la vedo come la trova l'archeologo. Quindi con questi cassoni in legno, no? Schiacciati, cioè vedo la realtà archeologica. Mano a mano che scendo, io, come dire, vado indietro nel tempo, fino ad arrivare negli ambienti sotterranei, più sotto, dove trovo invece quello che è stato effettivamente, cioè la ricostruzione di quello che era la tomba all'epoca, quindi non la tomba come la trova l'archeologo, col materiale magari distrutto, rovinato, ma come era, come se fosse stata appena deposta. Quindi c'era questo, e ovviamente poi con tutta una serie di ambienti, di comunicazioni che mi raccontavano le cose. Queste sono alcune illustrazioni dei materiali usati sia per le capanne poi preistoriche che per i percorsi che per il museo. Questa era l'area di accoglienza. Ho strutturato il percorso che scendeva verso quello che dovevano essere le ricostruzioni del villaggio, insomma, di queste capanne, come una sorta di percorso anche botanico sulla storia delle specie. Quindi abbiamo creato innanzitutto, visto che la vista verso il mare era abbastanza libera, sui lati, per non vedere quelle due o tre case che c'erano, che, come dire, era il discorso che facevo prima, no? Di queste ricostruzioni che poi uno vede la casina degli anni 60 con gli infissi, non lo so, a me, come dire, mi cala improvvisamente tutto il fascino, no? Posso aver fatto la cosa più bella del mondo, ma in qualche modo me la rende triste. E quindi la prima cosa è creare questa barriera con essenze, che con gli archeologi abbiamo detto, no, ci doveva essere questo qui perché hanno trovato i semi, quindi facciamo, no, tutta una barriera, un bosco laterale, in maniera che io in qualche modo mi ricostruisco, mi isolo idealmente questa ricostruzione. E per fare questo io faccio questo percorso abbastanza articolato, dove tra le altre cose ci sono campi coltivati con diciamo, che ne so, orzo, cioè con tutto ciò che si poteva, sempre con, diciamo, con i colleghi archeologi, come dire, fatto. Queste sono alcune sezioni della cosa. E questo è un altro esempio, il master plan dell'area dei Magnali, Cisterna Grande a Roma, Crustumerium, una zona archeologica molto importante alle porte di Roma, dove sono stati fatti vari scavi, dove deve, con questi fabbricati che vedete in cima alla piantina rettangolare, ci sarà un museo, un centro accoglienza e tutta una serie di percorsi a cavallo, a piedi, in bicicletta, eccetera, all'interno di quest'area, con attività didattiche situate vicino per esempio agli scavi, perché questa è una zona che continua a essere indagata dalla soprintendenza, quindi cambiano i cantieri posti, quindi sono questi cantieri mobili che ogni uno o due anni vengono cambiati. Quindi questo è, diciamo, un po' l'idea di mettere anche degli orti, perché, diciamo, il bordo meridionale costeggia un fosso e quindi c'è l'acqua, quindi fare degli orti, perché già lì la gente un pochino va e quindi abbiamo detto vabbè, lo facciamo, lo stabiliamo proprio, che lì c'è una parte di orti che possono usare facilmente l'acqua, lì non è molto incassato il corso. Su richiesta della soprintendenza c'era questo voler fare una sala conferenze, loro la volevano vicino all'acqua, al fosso, però non si poteva fare per questioni, no, di distanza, dei corsi d'acqua, bisogna mantenere il Gegalas, eccetera, quindi gliel'ho fatta un po' più alta, però abbiamo creato questa sorta di sala conferenza a livello ipogeo che affaccia solo sul davanti, perché il terreno digrada leggermente, questi sono i vari livelli, fino ad arrivare alla parte sotto. Dalla zona dei musei, eccetera, c'è questo percorso semi-ipogeo in legno che mi porta poi alla sala conferenze. Durante il percorso io ho queste finestre virtuali in cui io in qualche modo, e sono contenuti che posso variare continuamente, apro e vedo, diciamo, lungo il percorso pedonale, dalle macchine fino alle varie aree del parco, posso trovarmi questa sorta di finestra virtuale sul passato. Questi sono i cantieri, diciamo, archeologici, i laboratori archeologici e le aule didattiche all'aperto.
E come? Non so, come volete, io... Se siete stupidi... No, stavo guardando l'ora, non per il break, era per capire se dovevamo andare, se dovevo chiudere o no. Questo è uno del penultimo esempio, nel senso che poi alla fine ritorniamo sull'archeodromo di Vallicelli e faremo vedere un video. E questo è un museo civico archeologico, è un progetto preliminare, di un museo fatto in Sardegna, nel comune di Pauli Latino, vicino all'area archeologica di Santa Cristina, che è molto importante. Tant'è che è stato dedicato, diciamo, al culto dell'acqua, ma non solo, nel senso che la premessa della quale sono partita è il fatto che in Sardegna c'è una sorta di continuità nel territorio, nei manufatti, cioè il nuraghe e le pietre del nuraghe sono, come dire, in continuità con i muretti a secco che delimitano i campi. E quasi non si percepisce lo stacco, come invece avviene, per esempio, templi di Pestum, no? Uno ha una realtà archeologica che è fissa, cioè è ben distinta da quella che è la realtà intorno. In Sardegna questa distinzione, questo passaggio non c'è, allora ecco perché l'idea del nastro di Möbius, che questo matematico che ha ideato questa figura, che si chiamano figure topologicamente non orientate, vale a dire che se uno mette una matita sulla superficie di questo nastro, lo può percorrere senza mai saltare il bordo, cioè è continuo, tant'è che è il simbolo, il nastro di Möbius, del riciclo, le freccette vengono dal nastro di Möbius, perché è un ciclo continuo. Quindi questo ciclo continuo che lega l'abitato attuale di Pauli Latino, la ferrovia, una delle prime ferrovie fatte in Sardegna, quindi nell'Ottocento, Pozzo di Santa Cristina, quindi con l'area archeologica di Santa Cristina, il nuraghe di Lugherras, quindi con tutte quelle centinaia di lucerne trovate all'interno, quindi il culto del fuoco, e quindi questa superficie, diciamo, senza fine di questo territorio. Il progetto ha i due poli, tra il museo che è dentro il comune di Pauli Latino, in questo palazzo che attualmente ospita un allestimento di di tipo demoetro-antropologico, che verrà spostato in un'altra parte, invece quello diventerà il museo archeologico, e poi tutto la via d'acqua che corre lungo il fiume, dove ci sono attualmente tutti i mulini, parte in disuso e in parte ancora attivi, per arrivare poi, quindi di circa 3 km, per arrivare all'area archeologica di Santa Cristina. Quindi, diciamo, l'idea è quella di creare anche un percorso pedonale lungo la via d'acqua, la via dei mulini, eccetera, per arrivare poi all'area archeologica di Santa Cristina. Lungo questo percorso, l'idea di creare questa sorta di cippi, però, che possano contenere il pannello fotovoltaico e usare poi il corten con l'iscrizione, diciamo, sopra, con la spiegazione vicino al mulino, insomma, diciamo, questo attraversa, questo dovrebbe accompagnare questo percorso. Questo è il palazzo che dovrebbe diventare la sede di questo museo. Sull'altana superiore, che attualmente ha delle cose in alluminio anodizzato, io pensavo di ricreare una chiusura che fosse lavorata come i pizzi, le stoffe sarde, che non so se li avete presente, e con questo nastro che, poiché l'ingresso non è sulla via principale, quindi da quel portone sotto, ma è su una strada dietro, con questo nastro che riprende le realizzazioni di una artista sarda che purtroppo è morta, che era Maria Lai, che ha fatto delle cose incredibili, una donna, un'artista veramente grandiosa da questo punto di vista, che lavorava con tanti materiali, con le lane, ha creato questo, un'installazione
nel suo paese, mettendo insieme tutte le strade, facendo partecipare le donne a questa cosa. Insomma, questo nastro prende un po' di spunti, diciamo, qui e là, e quindi mi serve a trasportare a segnare il percorso fino all'inizio dell'entrata vera e propria del museo. Quindi questo nastro che diventa seduta panchina, che diventa, diciamo, totem informativo, e finalmente entro dentro al museo. E qui abbiamo, vabbè, le parole chiave del museo, la pietra, il fuoco, con l'individuazione di tutte le varie aree da dedicare in questo palazzo, che ovviamente è un palazzo antico con problemi di praticabilità, di accesso, di accessibilità. E io infatti mi sono dovuta studiare una sorta di quella che vedete con quel segno rosso, cioè lì è un cortile interno. Purtroppo per arrivare al piano superiore era di difficile accesso, non c'era una scala di sicurezza come ambiente, un locale pubblico deve avere, e quindi mi sono immaginata questa scala del tempo, quindi in parte aperta, che salendo mi fa iniziare la visita dal piano sopra. Quindi la scala di sicurezza è diventata una scala di accesso al museo, tra l'altro con la salita per disabili, e con questo elemento dell'acqua a terra, della pavimentazione, che mi segna in qualche modo questi ambienti. Quindi ho lavorato in questo cortile ricreando questa cosa. Questi sono alcuni particolari dell'accesso. E, io vado un po' veloce. Questa è una zona esterna che contiene delle cisterne, e che quindi io copro queste cisterne con una specie di soppalco, e diventano, diciamo, di uso per il bar, insomma diventano spazi di servizio. E questa è la scala del tempo, che questa scala di accesso, che nasce come scala di sicurezza, diventa un po' una specie di storia, no, di risalita nel tempo. Sotto vedete la figura, la statua di Eleonora d'Arborea, insomma, diciamo, la storia della Sardegna. E questo è il particolare del cortile, con la scala che è al centro, all'acqua, visto che sopra è aperta e si riflette il cielo. Questa è l'immagine. La scala deve essere necessariamente areata, però con questi pannelli in pietra, su questa struttura in corda, in maniera che in qualche modo ripropongo, diciamo, le costruzioni del nuraghe. Quindi questo è questo elemento che si crea nel cortile, e io entro nel museo, nel percorso museale, come i viaggiatori dell'Ottocento entravano nel territorio interno della Sardegna attraverso la ferrovia. Quindi quello che il viaggiatore vedeva, ci sono i loro taccuini di viaggio, quello che il viaggiatore vedeva quando percorreva le zone interne, in questo caso di Oristano. E quindi io entro dalla scala, sono all'ultimo piano, quello che vedo a terra è, come dire, il segno della ferrovia, con degli schermi, quindi con questo passaggio, che ho questa idea di questo passaggio del treno in movimento. E quello che è evidenziato con il 4, ho una parete semicircolare in cui mi passa il paesaggio come se io stessi sul treno. Quindi ecco, questo è, diciamo, il render con a terra questo segno della ferrovia. Quello, una serie di elementi che raccontano di Pauli Latino, prima Ulli Latino, e quello di oggi. Vabbè, vado veloce, arrivo con questa ferrovia, arrivo in questa sala, che è quella che fuori ha le finestre traforate, che io in qualche modo dovevo schermare, perché ovviamente gli allestimenti museali devono poter vivere anche di luce artificiale, cioè io devo poter dare la luce dove mi serve, quindi dedicarla dove mi serve, non avere un'illuminazione diffusa che mi appiattisce un po' tutto. E quindi arrivo in questa sala dove io ho ricreato una specie di elemento nel quale, che vedete, di elemento, diciamo un nuraghe. Io entro nel nuraghe e mi siedo, un piccolo nuraghe, mi siedo, e intorno a 360 gradi ho un paesaggio che cambia, che mi si racconta, e c'ho un racconto ovviamente di questo paesaggio, quindi varie situazioni.
Queste sono alcune delle pagine dei taccuini di viaggio che sono presenti, che vengono esposte proprio come segno tangibile, insomma, di questa visione, diciamo, dall'esterno, ma molto acuta, perché tante volte chi viene da fuori riesce a vedere dei particolari, no, che chi è immerso in un contesto difficilmente coglie, no? Quindi si ha questa capacità di cogliere. Ecco, questo è il particolare del nuraga all'interno, con una sezione, diciamo, del nuraga all'interno, in cui ci si siede e quello che succede. Quindi da paesaggi di pietra a paesaggi dell'intimità, quindi il lavoro delle donne, i pizzi, diciamo le tele, e questa sala destinata a questo racconto, che sembra, appunto, questo è preso da Maria Lai, trama di emozioni, no? Il mondo intimo, il mondo delle donne, eccetera, si racconta attraverso vari elementi, tra cui per esempio anche quello dell'intreccio delle erbe di palude, quindi asfodelo, raffia, paglia, cose che vengono raccontate attraverso questi pannelli semitrasparenti che raccontano di queste trame, queste cose evanescenti, questo mondo molto sussurrato, molto intimo. Fino a un altro spazio, sempre, che è un paesaggio dell'intimità, che è quello del pane, perché Paoli Latino è famosa perché ha una produzione di pane molto particolare, fanno questi pani per le feste fatti a forma di uccellino, insomma ci sono delle vere sculture architettoniche, quindi è importantissimo, ecco perché l'abbiamo usato, nel senso che noi abbiamo usato un museo archeologico che, appunto, per questa continuità con un passato presente, legge insieme, mette insieme una serie di suggestioni dall'archeologico al quotidiano, comunque al molto recente. Quindi il pane, con questo ambiente destinato, io avevo un problema di dislivello, mi sono immaginata questa piccola rampa che fosse come le pale del pane che entrano nel forno per infornare, e in questo ambiente molto caldo, no? Come può essere il pane, dà idea di fragranza, di caldo, è qualcosa che dà serenità, no? La fragranza del pane, e quindi questo ambiente che racconta però in qualche modo il mondo, questo tipo di situazione. Poi sempre i campi di pietra, quindi questi elementi a secco che segnano tutta la Sardegna in maniera proprio continua, quindi elementi di pietra che sono il muretto a secco con inseriti gli schermi delle immagini da vedere, ma che poi si alzano e diventano improvvisamente il nuraghe, oppure diventano, quindi il nuraghe con tutti i suoi, le varie forme nuraghe, insomma, diciamo, polilobati, quello che è, fino a diventare le tombe dei giganti, le cosiddette tombe dei giganti. Quindi queste sono le ricostruzioni, e a questo punto la magia del fuoco, l'altro elemento, quindi la pietra, il fuoco, quindi Lugerras, con tutte le sue lucerne, e questo mondo del fuoco che viene raccontato in vario modo, vado un po' veloce, attraverso anche, per esempio, una cosa recente, la catasta e l'albero cavo. L'albero cavo è un albero che in occasione delle feste si va a cercare, perché si crede che abbia delle proprietà particolari, per cui si va a cercare l'albero cavo per fare poi la catasta di legna. E quindi dall'albero cavo, che è questo per esempio, si creano poi queste situazioni, e quindi di questo, diciamo, ho raccontato, quindi le lucerne, quindi come elemento archeologico, l'albero cavo come elemento invece della cultura sarda, anche attuale, contemporanea. Quindi, e l'ultimo elemento, l'acqua. L'acqua è importantissima perché siamo vicino, appunto, al pozzo sacro di Santa Cristina, quindi a tutta l'area archeologica che gli gravita intorno, e quindi l'acqua che diventa medium di una serie di racconti, di occasione di racconto di vario tipo. Questo è il pozzo sacro di Santa Cristina. In questo allestimento, diciamo, io ho preso alcune suggestioni, come quando uno ha le pozzanghere a terra che vede riflesso il cielo, eccetera, quindi attraverso una serie di installazioni io vedo riflessa una serie di cose che voglio mettere in evidenza.
fino ad arrivare in una sala particolare alla rotonda, quindi questo bacile d'acqua che era al centro di queste, in alcune zone, insomma, con le persone in circolo e questo bacile d'acqua che diventa l'occasione per raccontare delle cose. Quindi questa è la sala della rotonda, quindi diciamo l'elemento archeologico diventa spunto per raccontare. E all'ultimo la fontana di Paoli Latino, la fontana di Paoli Latino è tutta una leggenda che dice che chi va a bere lì può dare pazzia, insomma ci sono tutte le cose diciamo di paese, le storie di paese, quindi la fontana però è un elemento importante e poi i mulini, nel senso che dal museo io vengo, diciamo, in qualche modo ritorno al territorio, quindi al percorso, ai mulini, alla zona archeologica, in continuità. E questa è, diciamo, la chiusa, la sollecitazione che dico, cioè umano digitale, lo sguardo della ricerca dovrà essere sempre teso a scoprire nuovi dettagli significativi e a restituire una descrizione densa di quella magia che si ripete ogni qualvolta una persona varca la soglia del museo, nel senso che veramente io credo che il museo, per poter funzionare, per poter dargli, come dire, svecchiarlo, togliergli quel senso di pesantezza, di noia, eccetera, deve diventare una macchina magica, per cui rigorosa nel contenuto scientifico, ma magica, cioè bisogna dargli poesia, bisogna accenderlo, insomma, poco saggio e molto racconto, perché spesso il museo viene costruito come un piccolo saggio, no? E si ha paura, ma il saggio è per lo specialista, il museo nella sua funzione pubblica è per il non specialista soprattutto, e quindi deve diventare racconto, deve diventare libro, insomma, questo è. Io a questo punto ti farei vedere il video di, che non so dove sta. Ah, ecco, si sta. No, quello è il PowerPoint. Questo è su Vallicelli. Facciamo per presentare il progetto. Un paesaggio è un sistema di relazioni intessuto su una trama complessa, fatta di componenti fisiche, componenti biologiche e trasformazioni apportate dall'uomo. Entrando nell'area interna del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, non si può fare a meno di pensare quanto i luoghi intorno possano essere diversi dall'antico mondo originario. Eppure è possibile percepire qualcosa di quel periodo. La predominanza di un paesaggio che sembra immoto e immutabile, malgrado i colori che cambiano nell'alternarsi delle stagioni, e che invece è un insieme in continuo sviluppo di stratificazioni storiche e umane, di società e territori, di espressioni vegetali ed ecologiche. Un insieme di tracce e forme tramandate e sopravvissute, svuotate nel tempo del loro significato originario e assunte per altri usi con nuovi significati.
Nel 1994, un primo casuale ritrovamento, la Grotta del Pino nel comune di Sassano, ha dato il via ad una campagna di scavi centrata nell'area del comune di Monte San Giacomo, nelle aree del Pian di Varla Carla e alle pendici del Monte Cervati nella Grotta dei Vallicelli, i cui primi risultati hanno posto un tassello importante nella ricostruzione delle vicende che nel corso della preistoria hanno interessato questo territorio. L'archeodromo dei Vallicelli è un itinerario storico, archeologico e naturalistico che comprende i siti già rinvenuti e quelli in fase di scavo dell'area sovrastata dal Monte Cervati. Punto di sintesi di questo circuito è il centro di rappresentazione e introduzione alla preistoria del territorio, collocato all'interno di una vecchia stalla all'entrata del pianoro alle pendici del Monte Cervati. Il centro è un vero e proprio laboratorio didattico interattivo e propone un percorso narrativo che coglie e approfondisce alcuni degli aspetti della preistoria del territorio, presentati attraverso linguaggi e forme allestitive di forte impatto emotivo. Il Vallo di Diano è ciò che resta di un ampio bacino lacustre, racchiuso a occidente dai Monti del Cilento e a oriente da quelli della Maddalena, riempitosi gradualmente nel corso degli ultimi 700.000 anni. In questa lenta trasformazione si colloca la storia geologica del Monte Cervati, dalla sua nascita fino al momento in cui, circa 45.000 anni fa, le sue falde furono percorse per la prima volta da gruppi di cacciatori neandertaliani. Gli eventi geologici che portarono alla formazione del massiccio e quelli successivi che produssero l'apertura delle numerose cavità nella sua struttura calcarea costituiscono lo scenario che racconta il primo popolamento del Cervati e ne accompagna le successive frequentazioni preistoriche che si concludono solo durante l'età del bronzo. All'interno della Grotta dei Vallicelli sono stati rinvenuti numerosi reperti insieme a manufatti di selce. È proprio all'interno di questa grotta che sono stati ritrovati i resti dell'uomo di Neanderthal. Sviluppatosi in Europa e nel vicino Oriente dai 250.000 fino ai 30.000 anni fa, l'uomo di Neanderthal aveva un aspetto tarchiato e robusto. La sua presenza alle quote così elevate del Monte Cervati è di particolare importanza, dal momento che i neandertaliani vissero in una fase climatica del Quaternario particolarmente rigida. Il ritrovamento di numerosi focolai documentano un uso costante del fuoco ed una precisa conoscenza della tecnologia collegata alle strutture di combustione. La loro presenza sembra indicare che questi gruppi praticassero un nomadismo ciclico all'interno di territori di caccia ben definiti. Nei livelli superiori della grotta sono stati rinvenuti frammenti di oggetti realizzati in ossidiana. La presenza di ossidiana, pietra tipica delle sponde del Mediterraneo e del vicino Oriente, è un indizio importante delle vie di commercio e di scambio attive in epoca preistorica. In Europa sono state ritrovate tracce di siti all'aperto, dove si possono riconoscere strutture di abitato più complesse, come ad esempio capanne realizzate con struttura portante di zanne e ossa di mammut. Nell'arco di 10.000 anni, l'incontro tra uomini e culture diverse provocò l'estinzione di quella specie che aveva popolato l'Europa per circa 200.000 anni. La grotta di Varla Carla ha uno sviluppo complessivo di 50 metri. Al centro di una delle sale sono posti due grandi e suggestivi pilastri stalagmitici, alti un metro e ricoperti di segni paralleli incisi nella roccia. Appare evidente che nel corso dell'età del bronzo i pilastri vennero collocati intenzionalmente in tale posizione, testimonianza di un rito antico e misterioso. In un'ampia sala sono stati rinvenuti in superficie frammenti ceramici, tracce di focolari ed ossa animali. A
Anche la grotta del Pino, a poca distanza dal comune di Sassano, fu utilizzata come spazio funerario durante l'età del bronzo antico e medio. Una gran quantità di resti umani sono stati rinvenuti nell'area centrale della grotta. La maggior parte di essi non più in connessione anatomica, probabilmente perché spostati per far posto a successive deposizioni. No, è tutto chiuso da 3 anni, videoproiettori montati che se ne saranno da buttare. E per inerzia anche dell'amministrazione, perché ovviamente se non è l'amministrazione stessa che si fa parte attiva in un processo di, no, di sollecitazione. No, io mi sto muovendo con... Diciamo che io quando ho cominciato questo progetto... Nel 2004 poi è stato iniziata la realizzazione nel 2006 praticamente. Ho conosciuto l'ex direttore del Parco del Cilento, questo architetto Nicoletti, uno veramente battagliero e in gamba, uno di quelli che andava con le ruspe a pulire sulle coste del Cilento. Infatti è stato fatto da parte gentilmente. Però è rimasto un ottimo, diciamo, lui comunque continua a lavorare sul territorio creando tutta una serie di strutture. Quindi io continuo a collaborare con lui e stiamo cercando di portare avanti una serie di iniziative per fare ripartire e inserire questo progetto, che poi così può essere completato, all'interno comunque di altri progetti collegati nell'area, diciamo, del Vallo di Diano. Perché c'è la Certosa di Padula. Come? Di Certosa con il museo Mida 1 e Mida 2. Non so se li ha visti. Sì, come no. Quindi cioè, Mida 1, sì, soprattutto, sì, spelio archeologico. Era una delle strutture che potevano entrare, diciamo, in sinergia con... Perché il problema è la gestione. Cioè il problema grosso di queste cose è i costi di gestione e la gestione. Quindi bisogna che si mettano in rete. Quindi infatti sono stati Certosa di Padula, Pertosa, sono tutta una serie di elementi che possono andare insieme e, diciamo, e funzionare, come dire, assorbire le difficoltà di gestione con un'unica cabina di regia, insomma, questo e è il discorso. Di questo progetto non c'è nessuna parte già, diciamo, che ha l'agibilità, la fruibilità per darla, che ne so, in gestione ad un'associazione per far partire un pezzetto di attività, niente. Questo progetto se sì, potrebbe, secondo me, non è che per forza deve essere tutta la macchina pronta per no partire, assolutamente, no? Tra l'altro era immaginato per fasi. Il problema è che mancano alcuni nelle foto che ho fatto vedere. Mancano alcune finiture del falegname, per dire, no, intorno alle finestre, cioè cose che sono veramente 40.000 euro di lavori, sono costato 1 milione di euro, quindi stupidaggini, quindi basterebbe poco e stiamo cercando di
trovare queste, prima si è provato con i fondi del parco, poi non è stato possibile. Pensavo a quello che ci diceva l'altro giorno la docente di fundraising per associazioni no profit, magari un gruppo che prende in gestione questo bene riesce ad acquisire fondi per terminare su tranche. Stanno provando con la banca, cioè, perché è un peccato. Io ho fatto, non so quanti viaggi ho fatto giù per fare riunioni, perché poi io che poi non c'entro niente, però mi piange il cuore, perché io vedo una creatura lì che si sta ammalorando, perché dopo 3 anni che non c'è manutenzione. Non è vissuto, e voglio dire, diventa una classica cattedrale nel deserto italiana. 40.000 di euro, se aspettiamo, no? Sì. Di queste strutture è il piano di comunicazione, sì, e di attuazione nei flussi turistici, perché c'è il museo, sì, Mida 1 e Mida 2, che è il museo Mida 1, quello spoglio archeologico, che è qualcosa di fantastico. Ora hanno avuto un altro rifinanziamento, lo hanno utilizzato soltanto forse il 5%, ma qualcosa di fantastico, 3D, molte cose simili, delle ricostruzioni geologiche, speleologiche, archeologiche, perché poi a Pertosa hanno trovato le palafitte all'interno, hanno fatto degli scavi, quindi abbiamo curato pure delle attività, che non vengono, cioè le persone vanno alle grotte di Pertosa, poi se ne vanno via e non vanno a vedere il museo, sì, che è qualcosa dove fanno i laboratori di archeologia sperimentale, facevano, perché poi non hanno la continuità. Ma la potenza di gestione, perché a me è successo che di andare a vedere il museo, di trovarlo chiuso, di chiamare, abbiamo chiamato, sono venuti poveracci, cioè, di corsa, dice non ve l'apriamo, non vi preoccupate, non ve ne andate, insomma. Il problema è che servono delle cabine di regia potenti, cioè non basta il volontariato e basta, cioè serve, io all'inizio pensavo così, ero molto idealista, dico ma a fin dei conti mi sono resa conto che non è così, perché è un lavoro serio e servono persone che sanno farlo in maniera seria, perché uno può anche fare, diciamo, volontariato, ma devi essere molto preparato, e spesso chi fa volontariato lo fa perché ci tiene, ma non è detto che abbia questa conoscenza così specifica. Può essere un supporto, però servono, io sono ormai sono convinta, servono proprio capacità. Sì, che abbiano una sensibilità particolare, integrati a un sistema, insomma, che li, come dire, li accompagna, perché non puoi solo valutare, appunto, dicevo oggi, nel mio, solo la parte economica, però la parte economica è fondamentale, quindi quando tu fai un progetto devi pensare poi alla realizzazione. La vita di quelle strutture è, sì, pianificata. Certo, non è un caso che noi progettisti facciamo tutto il piano, è obbligatorio farlo, di manutenzione e gestione dell'immobile, cioè io ho fatto quel piano, ma secondo me nessuno l'ha... Vanno alle grotte di Pertosa i ragazzi di quinta elementare o di prima media, e poi vanno alla Certosa di Padula, che tecnicamente, didatticamente non serve a niente, sì, perché devono riempire, e hanno una potenzialità tale, lì parlo delle grotte di Pertosa perché sono importanti, sì, strategicamente, di più rispetto alle grotte di Castelcivita che sono un po' più lontane, che non utilizzano, e ora hanno avuto un altro finanziamento per poter rimodernare i musei, cioè non le hanno neanche attivati, ora devono riattivare. Infatti dicevo, ma cosa state facendo? Utilizzate diversamente questi soldi? È un problema, è un problema di persone e di testa. Io non vorrei dirlo, ma è un problema di persone e di teste, di pensiero. Cioè purtroppo si è troppo legati a realtà locali, spesso, come dire, che si... problemi storici, io so, ci vogliono persone che abbiano grandi orizzonti. Allora, appunto, io con questo Domenico Nicoletti, l'architetto Nicoletti, che è una persona del Cilento, quindi lui vive in Cilento, eccetera, però ha questa capacità di visione allargata, di guardare il territorio, non guardare il singolo. E secondo me servono persone di ampio respiro, quindi di conoscenza ampia. Cioè veramente la gestione di un patrimonio culturale dovrebbe essere, come dire, il massimo della preparazione di una persona, no? E spesso viene data veramente a chi non ha i mezzi per poterlo fare, non ha le capacità, il pensiero, le conoscenze, perché poi gente anche pigra certe volte, ti trovi di fronte gente pigra, insomma. Come?
si accontentano del poco, ma in maniera anche gretta, perché poi frenano, fanno, tra l'altro se anche vedono che c'è un movimento, come dire, dà fastidio, no? Perché poi si mette in evidenza la propria pochezza. Io sono veramente esacerbata, quindi magari adesso mi spingo anche oltre, però io dopo 3-4 che vedo questo immobilismo... Abbiamo studiato le grotte di, quindi so benissimo qual è la realtà lì, e hanno un potenziale, hanno investito sull'inferno dantesco, e quindi non hanno capito che il potenziale è la grotta, al di là di tutto quello che possono fare, ed è un peccato. È tremenda questa cosa. Anche perché è veramente vicino anche alla Valle delle Orchidee, che è uno dei siti italiani più importanti, esatto, ci sono l'80%, 90%, no, forse il 90% delle orchidee presenti in Italia sono localizzate là. Io devo dire che quando sono arrivata nel Cilento la prima volta, insomma, diciamo che questo progetto è nato con l'idea della grotta di Varla Carla, quindi la prima, ed era il 2000. Poi ci è voluto un po' di tempo per capire, perché io ho detto, vabbè, ma la grotta da sola, allora ho cominciato a partire questo discorso più allargato, dico, c'avete Sassano, ma quello è l'altro comune, che vuol dire? No, perché i problemi erano questi, quindi cerchiamo di mettere insieme più cose, anche proprio, anche pensando a un discorso di gestione successivo. E quindi piano piano ha preso campo, quindi finché nel 2005 col preliminare, poi siamo andati avanti, ho ottenuto il finanziamento che ovviamente è stato tagliato, cioè previsto un costo, dice, mi chiama, dice, siamo qui al tavolo, dice, va bene per la metà? E io ho detto, che vuol dire va bene per la metà? Dice, riusciamo a farlo, perché sennò gli dico di no, dico, no, dico, facciamo la metà, vedremo, quindi abbiamo lasciato fuori tutta la parte multimediale, nel senso che abbiamo fatto, ho detto, poi però mi piangeva il cuore, ho detto, quindi sono riuscita a inserire dentro, creare dei video, dei filmati che ci abbiamo, eccetera, per cui dico, perché questo lo facciamo partire, non è pensabile tenerlo chiuso. E quindi avevamo già contattato per l'inaugurazione, animazione, attività, e tutto col professor Piperno, insomma ci siamo dati da fare, dopodiché tutto è... non lo so, io sono queste vicende che non capirò mai, però così è, quindi infatti per Tosa, appunto adesso una delle cose che si sta cercando di fare è di mettere a sistema, perché poi non ce la fanno, ma poi veramente, visto che tra l'altro per esempio la Certosa di Padula c'ha tantissimi, tutti vanno alla Certosa di Padula e poi dopo tutto quello che c'è, dico, mettiamo tutto insieme, per cui ci sono dei percorsi, che tra l'altro abbiamo studiato questo percorso nella storia, quindi dall'area, dalla città di Cosilimo sopra, quindi a San Giovanni in Fonte, che sta lì sotto vicino alla Pertosa, fino poi ai Vallicelli e per le grotte di Pertosa, quindi cerchiamo di mettere insieme tutto quanto, però non è semplice. Non c'è la volontà politica? Non c'è, sì, perché sono, non trovano... Ci appaiono. C'è molto... Voi, quando abbiamo realizzato questo filmato, che diciamo l'ha pagato il comune di Monte San Giacomo, le riprese quasi tutte per una serie di motivi, perché non mi ricordo se quel giorno a Monte San Giacomo diluviava, perché poi ovviamente uno prenota la troupe, che non è una cosa che tu c'hai la troupe che arrivano nel Cilento organizzati quella settimana lì, tu dici speriamo che sia bel tempo, ovviamente abbiamo beccato la settimana come in Sardegna, noi abbiamo fatto un altro video in Sardegna, sembrava la Bretagna, cioè la Sardegna che c'ha sempre questo vento, questi cieli, queste lucinette che sono bellissime, così piatta, ma più piatta che devo dire la regista ha fatto i miracoli, come direzione della fotografia, per cercare di tirar fuori un po' di contrasto, eccetera. Uguale lì, infatti non abbiamo una ripresa del Cervati perché non si vedeva, sempre, cioè una cosa pazzesca. Per cui, ed è pagato dal Comune di Monte San Giacomo, però le molte riprese sono rimaste di Sassano, perché l'abbiamo beccato un momento di sole e quindi... E l'hanno pagato lo stesso. E ci hanno fatto un sacco di riprese, però perché non si vede mai Monte San Giacomo? Cioè, avete ragione, ma quello non si poteva, non siamo riusciti, era impensabile, insomma. Però ecco, le dinamiche poi sono queste. Per esempio...
avete visto quegli oggetti archeologici che si vedono, no? Dovevamo fare le riprese e siamo andati al deposito, che c'è lì a Sala Consilina della Soprintendenza. E vabbè, vediamo un po' di luci di sette. Poi era abbastanza piatte come cose, infatti c'era l'ispettrice, diceva: ma che volete riprendere questa cosa? Dice, ma che, cioè, non è una cosa interessante. Allora c'era la regista, che è bravissima, ha detto: non ti preoccupare, dice, andatemi a comprare un sacco di candele. Abbiamo fatto le riprese a luce di candela, avete visto che vibrano, no, le cose, hanno quella luce particolare. Infatti c'è la stessa ispettrice che andava, ha detto: ma quelli sono gli stessi oggetti, che vederli con la luce al neon su un tavolo, lì il tavolaccio della Soprintendenza, e vederli invece ripresi poi con la luce, diciamo, di candela, che gli ha dato quel movimento, quella cosa, devo dire, insomma, l'abbiamo arricchiti in qualche modo. E questa è anche comunicazione, cioè, nel senso, fa parte del... Come? No, dicevo, se c'era un'altra domanda. Ok, allora, grazie innanzitutto per questo prima parte di contributo. Adesso, diciamo, interrompiamo la diretta streaming e a telecamere spente continuiamo quest'ultima ora di questa giornata con un'analisi esterna, che faremo qui all'esterno. E domani mattina altre due ore le passeremo a fare un po' di progettazione insieme sempre all'architetto Sorti, che ringraziamo per lo streaming, ringraziamo adesso. Sempre allo streaming, l'appuntamento è per domani alle 11 con il professor Andrea Cardarelli e la dottoressa Cristina Zanasi, che ci parleranno del parco della Terramala di Montale. Quindi appuntamento alle 11 per tutti gli amici dello streaming. Grazie a tutti.